fosse arrivato nella foresta. Lui abitava insieme a serpenti, pantere, tigri, ma no a persone. Abitare nella sua casa insieme ad altri piccoli lupi che diventano i suoi fratelli. Momo ha due amici, un serpente verde di nome Paco e un tucano dal nome Nene. Momo, è vero, ha una famiglia speciale, ma lui cresce contento. Perché la sua famiglia più gli amici